al festival más importante de cine ley y gésbico que hay en el mundo, no solo por antigüedad, sino también porque sigue estando totalmente vivo. ¿Se me ha entendido? Sí. Buonasera a tutti, l'italiano non è molto buono, comunque usufruirò di questo traduttore per spiegarmi meglio. Sono molto contento, è un onore per me essere qui al festival, soprattutto perché è un festival molto importante a livello internazionale, anche perché è anche il più antico come festival, il più longevo. E l'Europa. E grazie. La prima volta che io vi con... 13 años, 14 quizá, películas como Pink Narcissus, como Pink Flamingos, fue en un mini festival que hubo en Madrid dentro de la Filmoteca, y siempre estaré eternamente agradecida porque a esa edad se me mostraran otras realidades. La prima volta che ho visto appunto dei film a tema, avevo l'età di 13-14 anni circa, avevo visto film come Pink Narcissus, Pink Flamingo, e a Madrid, all'interno appunto di un cinema. E sono molto grata di questa esperienza perché mi ha aperto gli occhi. Creo che vamos a hablar mucho más de cine el jueves, quando veamos Pepi Lucibón. El mío primero film y el primero film de Almodóvar también. Hablaremos sobre él el jueves para que vengáis. Hasta aquí y ahora sigo. Parleremo forse meglio del cinema appunto giovedì quando mostreremo il film Pepi Lucibón. È il primo film in cui ho partecipato ed è anche il primo film di Almodóvar e appunto parleremo anche di lui questo giovedì. Hoy vamos a ver un repaso a lo que son vídeos musicales de mis grupos. No sé lo que han hecho. No sé qué vídeos hay. Es una sorpresa para mí. Oggi appunto faranno vedere una serie di video appunto dei miei vari gruppi con cui ho suonato e non so esattamente quali video vi faranno vedere, è anche una sorpresa per me. Mi immagino che saranno rappresentate muchas etapas y muchos años de mi vida, perché sono muchos años de mi vida. Y también me gustará que veáis en los vídeos la gente con la que me gusta trabajar. Mis bailarinas travestis, mis amigos que admiro y que me gusta que salgan en los vídeos. Y creo que nada más, el jueves podemos hablar mucho más centrados en el cine. Appunto, questi video sono appunto tutta una serie di tappe della mia vita musicale, appunto, e di tutti gli anni che ho cantato, sono molti gli anni in realtà. E spero che tramite questi video possiate quindi vedere e riconoscere le persone con cui amo lavorare, i ballerini appunto travestiti con cui lavoro, i miei amici più cari che ammiro e parleremo poi ancora del cinema appunto giovedì. Sì, e per terminare, credo che además de los videos alguien ha metido un trocito di un programma di televisione che hubo en la España de 1985 a 1988, llamado La Bola de Cristal, donde es española, donde creo que tuvimos la culpa de criar y de mal criar a muchas generaciones que seguro están hoy aquí. E per concludere appunto vi faremo vedere anche un pezzettino di un programma nel quale ho lavorato dal 1985 all'88, si chiama appunto La Bola di Cristallo, un programma molto famoso in Spagna e forse sì, posso definirmi la colpevole di aver cresciuto e anche mal cresciuto questa generazione che sicuramente è qui con noi. Grazie mille. Grazie. Una cosa.
un ricordo muy importante, porque ese ojo es de Divine. Para mí, a ver, hay una Santísima Trinidad. Vamos por partes. Estoy traduciendo porque mejor luego al final todo. Sí. Ah, ok. Ese ojo es de Divine. E per me è una Santissima Trinità, e ora voglio raccontare qual è. Allora, l'ultimo punto che si vede nella targhetta è di Divine, e per lei appunto una Trinità. Padre. Lei ha una Trinità. Sì. E padre, John Waters. Wow. Figlio. Tim Burton. El Espíritu Santo Divine. Mi primer tatu Divine hace, bueno, cuando murió, como a los dos meses de morir Divine, me hice este tatuaje, así que esto es mucho más que un recuerdo. Buona visione anche per te. Okay. Vai a vedere. Vamos a ver videos de Fangoria, de Alaska y de toda mi carrera.